Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi ci troviamo nella chiesetta di Santa Lucia, che oltre a essere uno dei luoghi più belli e più storici di Savona, ci permetterà di raccontarvi la storia di un uomo, del personaggio savonese per eccellenza, un letterato che durante i suoi soggiorni in città in età adulta amava venire proprio qui, in questa chiesetta, e ispirato dal mare, scrivere le sue poesie. È lui il vero personaggio simbolo della nostra città e oggi vi racconteremo la sua storia. Signori e signore, Gabriello Chiabrera. Gabriello Chiabrera nasce a Savona nel 1552. La madre, vedova, lo affida quasi subito a dei parenti che lo porteranno a Roma. Qui studierà in particolare al Collegio Romano, la cui istruzione gli lascerà una forte impronta controriformista. Qui inizierà a introdursi nei circoli letterari e conoscerà importanti figure dell'epoca come Sperone Speroni, Torquato Tasso e forse Galileo Galilei. È in questi anni che inizia la sua passione e la sua opera. Dovrà andare poi via da Roma a causa di una lite con un cittadino e tornerà a Savona, dove animerà l'Accademia degli Accesi fino alla sua dissoluzione. Nei primi anni della sua vita si affiderà molto spesso a corti nobiliari, in particolare ai Savoia e ai Medici, e dedicherà loro opere, e in particolare una delle sue opere più famose, la Medeide, è dedicata al Duca di Savoia. L'apice della carriera del Chiabrera inizia però nel 1623, quando viene eletto al soglio pontificio Papa Urbano VIII, che in precedenza era stato un suo compagno di studi. Egli promosse una serie di commissioni a poeti di formazione gesuitica, come lo stesso Chiabrera. È infatti di questo periodo, più precisamente del 1628, una raccolta intitolata Canzoni per Urbano VIII. Subito dopo tornerà nella sua terra natale, tornerà in Liguria, a Genova, dove diventerà parte dell'Accademia degli Addormentati, nella quale avrà un ruolo di rilievo nella composizione di odi per il patriziato genovese e per la composizione di una serie di discorsi e altre opere che saranno però pubblicate postume, tra cui la cosiddetta Vita, dalla quale abbiamo la maggioranza degli elementi che ci consentono di tracciare la sua vita per intero. Nella Vita Chiabrera ci dà una breve descrizione di se stesso. Ci dice di essere stato un uomo di media statura, castano, e che odiava dormire, odiava essere inattivo. Per tutta la sua vita lui cerca di migliorare la poesia italiana. Come? Attraverso una modifica. Lui riteneva che la letteratura italiana fosse ormai stagnante nel classicismo, e quindi che cosa fa? Prende un altro genere di classicismo più antico, con basi più arcaiche, per cercare di modernizzare la forma classicistica che era già esistente all'epoca. Di fatto non esce dalla tradizione, ma cerca di andare avanti. Questo si concretizza nell'uso della canzonetta e in particolare nell'uso di ogni genere diverso esistente nella poesia italiana. I temi trattati sono abbastanza classici: amore, bellezza, ma poi anche temi eroici, morali e religiosi. Gabriello Chiabrera trascorse gli ultimi anni della sua vita qui a Savona, in particolare a Legino, che all'epoca era un borgo quasi indipendente.
e terminò alcuni lavori precedentemente lasciati a metà. Morì nel 1638 ed è sepolto nella chiesa dell'ex convento di San Giacomo a Savona, che attualmente è in stato di abbandono e a forte rischio di crollo. A lui sono stati intitolati il nostro liceo, Liceo Classico e Linguistico di Savona, il teatro comunale e una scuola a Genova. Anche per oggi il nostro viaggio si è concluso. Gabriello Chiabrera è stato uno dei personaggi più importanti nella storia della letteratura italiana, in particolare del Seicento, e nella storia di Savona, lo abbiamo visto anche con edifici a lui intitolati. Noi ringraziamo la confraternita di Sant'Agostino e Santa Monica per la ospitalità e per averci concesso di accedere alla loro bellissima chiesa per fare questo video. E noi vi invitiamo a sostenere sempre il nostro canale. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata.